Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video del Cinema Scacchi. Non è proprio cinema, qui stiamo parlando di una serie televisiva abbastanza famosa, The Mentalist, e come ci sono finiti dentro gli scacchi. E insomma, il protagonista della serie è questo Patrick Jane, che è un cosiddetto mentalista, cioè molto abile a scovare indizi, a capire i segreti delle persone solo parlandoci o osservandole. Insomma, una specie di Sherlock Holmes, ma solo più figo a quanto pare. Durante una delle sue consulenze alla CBI, mi pare che si trova a affrontare questo caso molto strano in cui una persona, un genio dell'informatica e della matematica, che guarda caso gioca a scacchi ovviamente, per la serie non facciamoci mancare nessuno stereotipo, insomma viene assassinato da un clown, una persona vestita da clown. Il problema però è che sulla scena del crimine, come potete vedere, è pieno di clown e insomma ci sono tutti i presupposti per fare la solita pagliacciata scacchistica. E viene interrogato questo Tolman Bunting, che praticamente gestisce questo negozio ed è un sospettato perché ovviamente è quello che giocava a scacchi con la vittima, no? Classico. E poi siccome anche Jane in qualche modo incarna lo stereotipo di questo super intelligentone che volevi non giocasse a scacchi anche lui, e difatti si buttano a capofitto dentro questa partita improvvisata di scacchi alla cieca, quindi senza usare la scacchiera, e questo devo dire è già un punto a favore del telefilm. Non usando la scacchiera è impossibile che tu sbagli la casa in basso a destra. Io apro col pedone in C4. Pedone in E6. Cavallo in F3. Pedone in D5. Evita il gambetto, interessante. Fermi, fermi tutti, aspettate. Allora, dice si gambetto quando uno dei due giocatori in apertura lascia un pedone in presa. L'avversario può accettarlo il gambetto o rifiutarlo, quindi prendendo questo pedone oppure non prendendolo. Poi chi cede il pedone avrà un compenso eventualmente dal punto di vista di solito strategico. Ma qua esattamente il nero, avendo appena giocato D5, quale diavolo di pedone non ha accettato? Pedone in D4. E la cosa ganza è che poi Jane effettivamente gioca D4, quindi si rinfila per trasposizione in un gambetto di donne. A questo punto sì, il nero dovrebbe decidere se accettarlo o rifiutarlo. Guarda caso lo rifiuta davvero. Peccato che sia stato detto una mossa troppo presto. Vuole mantenere quell'apertura? Perché no? Cavallo in F6. Cavallo in C3. Alfiere in E7. È la sua fine. È la sua fine. Sì, peccato che alfiere E7 in realtà sia la variante più o meno principale, che sia anche una variante molto solida per il nero, quindi non capisco di che fine stiamo parlando. Grazie del suo tempo. Grazie. Grazie per essere passati. A proposito, alfiere in G5. Occhio alla regina. Non lo so, l'idea è che stiano un pochino esagerando con questo trash talking. Occhio alla regina? Perché? Cioè, ci sono due pezzi tra l'alfiere e la regina. Altri pezzi del bianco in vicinanza? Niente. Perché occhio alla regina? Sicuramente deve essere un gioco da mentalista questo. La partita poi continua, come vediamo, in una modalità tipo per corrispondenza, in cui si lanciano dei pizzini e avanzano con le mosse. Ehi, hai un messaggio da un tizio di nome Tolman. Arrocco corto. Ah. Così va verso la sua rovina. Ora non vorrei infrangere i sogni di nessuno, ma siamo ancora in una variante principale qua. Oh, signor Jane, è venuto per ammettere la sua sconfitta? Niente affatto. Alfiere in E7. Interessante. Vabbè, dai, l'avevano covata per un bel po' la castroneria, è arrivata davvero. Una bella mossa da dama, ci stava proprio bene qua. Signor Jane, prima che mi dimentichi, regina in E7, mangia il suo alfiere. Ok, ad ogni modo, analizzando un pochino le prime mosse che abbiamo visto fino a questa cattura da mesca, per così dire,
probabilmente la partita a cui sono ispirati è una Fischer's Paschi del 1972, la sesta partita del match, quindi una tra le partite, come dire, almeno negli Stati Uniti, che è più sentita dal punto di vista psicologico, se non altro. Una bella partita, veramente. E può darsi anche che queste due mosse che hanno detto con la cattura nel set di alfiere e poi donna, in realtà semplicemente siano mosse successive, cioè si sia saltato un certo quantitativo di mosse che vi mostro qui per giungere a questa posizione. Tra l'altro, anche nel proseguo delle mosse che vengono dette nel telefilm, effettivamente alcune si possono incastrare bene, vediamo un po' in questo modo, per far proseguire un po' la partita, ammesso e non concesso che l'interpretazione della Fischer's Paschi numero 6 sia corretta. Torre in B8. Povero illuso. Bunting si arrenderà prima dell'ora di pranzo, da come gioca. Grandioso. Alfiere in C4. Eccolo. E dica il signor Jane, regina in D8. Regina in D8, grazie. Torre in F6. La sua assistente mi ha fatto entrare. Torre in F6. Re in G8. E insomma, apparentemente siamo arrivati in modo relativamente tranquillo fino a questa posizione. Con mossa al bianco, quello che succede è la mossa successiva al commissariato, riappare il pedone in F6 e la torre e torna a essere in F3. Posizione che non si era mai vista in questa partita finora, ma le magie delle fiction riescono pure a fare questo. Perfetto, pedone in F4. Ma la magia qua continua, perché viene chiamata pedone F4. Oddio. Mossa illegale, questo pedone fa un salto di 2 quando già in sesta traversa. Roba da accapponarsi la pelle, ma probabilmente questo salverà la partita per il nero, giusto? Riceverà notizie dal mio avvocato. Tolman, un'ultima cosa. Alfiere in C4. Scacco matto in 3 mosse. Ho vinto. Venga a dare un'occhiata. Venga. No, ho sbagliato. Fondamentalmente questa mossa concede questo pedone a gratis immediatamente lo stesso. Ora, non è il caso di prenderlo subito, perché se no il nero, il giocatore G7, riesce a coprirsi in qualche modo il re. Per cui si continua con la variante che era stata comunque giocata da Fischer in partita su altre posizioni, quella che prevede alfiere C4. Questa è una manovra letale. Incredibilmente nel telefilm l'hanno beccata. Vabbè, ogni tanto anche a giocare a caso qualcosa di buono si fa. E che succede qui? Perché se a questo punto il nero prova a spostare la torre, succede che c'è il problema di questa spinta con la scoperta dell'alfiere. Dopodiché, abbastanza chiaro, qui si deve spostare il re. Dopo donna per F4 c'è il doppio problema dell'attacco contemporaneo a torre e pedone H6, tra l'altro con minaccia di matto qua, non certo simpatica. Per cui quello che si può fare per salvare capre e cavolo è una mossa del genere, ma non basta, perché dopo donna scacco l'unica a frapporre la torre, poi si entra in ottava con la nostra di torre e matto a seguire. Ora, viene chiamato un matto in 3 mosse nel telefilm, vabbè. Lasciamogli questa licenza poetica. In realtà il matto, pur giocando questa variante che non è la migliore per il nero, avviene in almeno 4-5 mosse, ecco. Vabbè, dai, non siamo pignoli fino a questo punto. Ok, quindi, un buon impegno di questi del telefilm The Mentalist. Ma forse, giudicando un po' da tutti gli strafalcioni commessi, pensandoci un po' meglio, avrebbero fatto meglio a intitolarlo The Mentalist. Ok, quindi, anche per questo video è tutto. Grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo e ciao ciao!